La fai adesso? Non dovevo dirlo. Problemi di linea a parte, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Come vedi, ho già fatto un po' di piste blu. Adesso però ci toccano le peggiori, di cui ho già paura. Ho già paura. Oddio, ho già paura. Te tutto bene? Secondi qua, non ce la farò mai. Modalità con... Al primo salto. Buona fortuna, me ne servirà una tantissima, non ne hai la minima idea. Vabbè, fino a quando rimane su asfalto va bene. Inchiodato lì, cazzo. Ho paura che mi accontenterò dell'oro senza andare a guardare la posizione. Ma non esisto! Vieni qui, maledetto, non si supera la gente che è ferma quasi. Qua ci sarà da penare. Devo preparare qualche joystick da rompere. No, non voglio rompere la roba di altri, non ti preoccupare. Anche perché sennò poi dovrei restituirti un mutuo. E la cosa non è che mi vada proprio granché bene. Dimmi che almeno sono... Sono 10... Su questi qua non farò tanti tentativi perché... Le valley non mi piacciono proprio. Queste qua veramente. Mi accontento dell'oro. E farò ciò No! Ah, quelli già. Se mi presti quelli zarotti, allora non pensare di vederne neanche le briciole. Non so in che stato siano, ma. Non so come li rivedresti dopo. Però se non altro sono già rotti. Ok, antipatici. Continuo giusto per sapere com'è la pista. Perché è indicata malissimo. Oh, porca miseria qua. E sai la cosa che non mi piace proprio niente? Queste non sono neanche le più difficili. Ci sono ancora due categorie dopo. Sei pratico di Trackmania, queste sono le piste blu, le intermedie. Sarà da piangere se già sono così.
Se riesci a chiamare un paio, visto che oggi si riesce a chiamarne un paio, però almeno loro per sbloccare le piste dopo, dai, almeno loro. Altro che yoga per smaltire tutto questo dopo. Chiamo il Papa, io chiamo direttamente la Microsoft e la Sony, la Logitech, chiunque che faccia joystick per andarli a rompere, perché. Non dico niente perché l'ho pensato, vedi? Non l'ho detto, ma l'ho pensato. E ha fatto effetto comunque. Portarla all'acqua santa. Spero una bella cisterna da 2000 litri. Servirà tutta. Entro quando l'ha anche detto. Non mi sono salvato per niente. Poi, vedi, non devo dire niente. Non devo neanche pensarlo. Niente, devo stare zitto in quei casi, muto, pensare a niente. Ok, l'inizio bene o male adesso va. Vedi? È sempre critico sto passaggio, devi passare in mezzo ai cosi, ai blocchetti di cemento, ma. Aspetta, eh. No. No. È dietro. Ciccione di un oro. Paio di libri da vendere per il controller. Se non altro. Un po' di carità. Vai solo al successivo. Ho già paura per le prossime. 48-88.
Bastardi però mettere una curva che scende così. Questo è peggio, questo è veramente infame. Ma non si vede un tubo, ma... Questa pista è infame. Vediamo se andando dritto così ci si arriva. Sì, contro un muro. Non posso neanche saltarle che le devo fare tutte. Io rallento. Faccio peggio di prima. Un affarone. Rallento di più. Rallento ancora. Devo sempre andare a tavoletta sempre. Serve qua. Lì non ho la minima idea di come regolarmi. Split rod? Oh, ma sul serio? Oddio. Non è possibile, dai, ma mi stanno prendendo per il culo qua. Split rod va bene, ma non puoi mettermi così multipli così. Che palle. Questa pista è infame. E se è nelle blu ho paura di quelle rosse e quelle nere. Che dovrebbero essere peggio. Vai più su, ok. Se riesci ancora a sentire il Papa, prova a chiedere un po' più di acqua santa. Non so quante ne porti, ma di più. Sono sicuro che non basterà. Ne sono pienamente convinto, non basterà. Oh mio Dio. Ok, però mi sono recuperato. Dimmi che arrivo giusto, dimmi che arrivo giusto. Modo ci si arriva. Eppure in una buona posizione, mi accontento. Non voglio dire di farla questa. Wow, non mi aspettavo la... Curiosità, quanti controller avresti già rotto tu? Per vedere se è superiore al mio... alla mia idea?
Botticelli strettissimi anche. Le rotonde anche qua. Oro diretto di quanto? Non me lo dice, pazienza. 13. Questo è abbastanza facile. Facile. Pissero. Vabbè. Ichi, go! Sono Uber passato, ma mi sa che mi Uber passo di nuovo, vero? No. Non ancora. Il primo checkpoint quanto mi dà? Mezzo secondo. Mi sa che quel mezzo secondo è andato malamente. È andato, stiamo sul generico che è andato. Tanto penso si sia capito dove è andato. Adesso si piangerà sangue, si piangerà sangue. Minuti 04 e 19 centesimi. Cui non ho la minima idea di dove andare. Keeping the faith. Giuro che faccio le valle e poi vado a sfogarmi in multiplayer. Giuro che faccio le valle e poi vado a sfogarmi in multiplayer. Devi girare a cavolo. Secondi di ritardo sull'oro. Mio Dio. Però quello l'ho fatta bene, se non altro. Ho recuperato un secondo. Voglio vedere se non lo perdo poi facendo cagate. Tipo questa l'ho appena fatto. Prima poi ero 2 secondi, adesso sono solo più 1,40. Devo tagliarmi la lingua.
Letteralmente. Ci arrivo. Sì. Diciamo sì. Ok, però adesso sono più veloce. Ok. Dovrei fare tre giri così. Ok, vedo già il calendario che mi picchia. Selvaggiamente anche. Due secondi e 10, lì sicuramente ho perso qualcosina. Ok, tre decimi ho perso. Li ho ripresi quasi tutti lì, va. Già qualcosa. Ok. Perfetto. Lì ho rallentato un po' troppo, ma pazienza. Ci ho comunque guadagnato un pochino. No, contro sassi, ok. Bella sta curva, mi è piaciuta. Mi è piaciuto anche il tempo? Spero di sì. Mi sa che tanti avranno detto nope, 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 ciao, addio. E quindi, paura che abbiano fatto tanti così. Vai di oro. È già tortuosa, la cosa non mi piace niente. Eh sì, non dire. Tieni la visuale così, non fare la prima. Cazzo. Mi accontento, magari recupero dopo. Mi vedo già in op, ma pazienza. Vedo che anche loro hanno le mie stesse difficoltà però. Quei camion lì se danno fastidio. No!
mi incastro pure. Quei confini. Almeno loro, almeno loro, almeno loro. Come fa rallentato così tanto? God, lo dovrei dire anch'io. Ma che ci date delle macchine di merda così? Non ce la faccio sto G... vai diavolo. Mi devo driftare per forza, va bene. E al diavolo. Va bene. Quinto, ok. Buonasera, Diego. Forse sto faticando stasera. Sto veramente faticando come una bestia qua. Fatto. Cosa ho fatto di male? Ho ucciso delle persone, non ho fatto niente. Dai. Ho visto il cartello per tempo. Con risultati penosi. Come va intanto Diego a te? Spero meglio di quello che vada, che va a me. Di là, di là, di là! Lui era di lì! Tipo. Come sono anche strozzi, eh. Minchia se sono infami adesso. Hanno fatto le piste infami. Lì c'è il vuoto. Ok. Devo aver ucciso dei cuccioli, che non lo so. La roccia. Roccia.
solo un piccolo riassunto in chat, visto che Diego buffera. Ma se riuscite a seguire vuol dire che sapete già tutto. No, voglio più delle rocce, ok. Ma non per... Sì, Diego, sì. Oh mio Dio. Che odio per Valley adesso. Ce la si può fare, dai! Aspetta, Brunx! Aspetta, ti prego! Che non posso leggere! Aspetta un momento! Ma dai! Che palle! Allora buonanotte, Brunx. Pensa a me che oggi sono già andato al lavoro. Pensa a me. Pensa positivo, hai fatto un giorno in più. Comunque buonanotte e alla prossima, buona scuola. Ti ho lasciato con me che mi facevo... Non lo so cosa facevo. Non lo so neanch'io. Un bello schianto? Mettiamola così. Buonanotte. Rage quit intensify oggi. Giuste mappe. Oddio. Non prendere niente, ok. Dio. Wow, no, non so passarmi! No, no! Vengono solo dei miei all'estate, ma sì. Non dirlo a Diego che fa la maturità, però. Buonanotte, Brunx. Non prendere alberi. Dai! In qualche modo se la si fa. Va bene. No, successivo. Voglio levarmela dalle balle queste. Riprendi a piangere sangue. Yeah,
Non so come mi è venuto bene sto drift, adesso non mi succederà mai più. Infatti. Sì. Ah, dicevo che non mi sarebbe... vedo che... È pieno di divisioni. Rallenta, ma porco... Tra un po' vado veramente in rage quit e vado su multiplayer. Oh, per culo l'ho fatto. Dritto, dritto, ti prego, vai dritto. Ma basta sti drift here. Aspetta, eh. C'è la fine? No. Dimmi che c'è la fine. Via, buona. Con l'Ethereum sarei solo io, non ci sarebbero tanti problemi. Né, la banda comunque rimane quella. Chiaro, non la dividi già con il wifi in sé, ma il wifi in sé dovrebbe essere comunque abbastanza sufficiente. Abbastanza sufficiente. Che fatica ste piste! Anche simpaticoni però a dire vai a destra o a sinistra, ma questo diventa in centro. Avoid the center! Fatto! L'ho evitato proprio bene. Faccio solo una cosina. Scusate un attimino. Oddio. Riprendi. Sì, ma con l'internet ho una... Aspetta, eh. Al primo schianto leggo e se continua così mi sa che la cosa non tarderà. Ma guarda che... Sono infamissimi. Perché con il wifi 7 mega? Hai due linee a casa? Ho una paura fottuta. Finish! Ma addio Valley, veramente. Adesso c'è la multilap, la peggio, la peggio, la peggio, la peggio. Rinfreschiamoci le idee. Oh, simpatici anche mettere gli ostacoli in mezzo così. Servivano.
Faccio che per un attimino non leggo un attimo, eh. Voi scrivete pure, leggo tutto dopo. C'è un sito su cui ho guardato copertura ADSL, mi dà wifi. Ma che sito? Perché a meno che hai un wifi che è degno della seconda guerra mondiale, o dovrebbe andare a 54 megabit, quindi dovrebbe andare il wifi, poi viene limitato dalla linea in sé, ma quello vabbè, quello anche l'Ethernet. Poi però dovrebbe andare comunque 54 megabit in locale, almeno. O ne stai usando uno dell'entità della pietra? No, ma dove sei stato vicino? No, bastardi! Maledetti! Al diavolo, anche il saltino così. Ovus.it, non l'ho mai sentito. Ma ho paura che quello ti dia più che altro la copertura wifi, ma cioè delle linee che puoi comprare, non del wifi tuo. Hai capito? A naso, non l'ho ancora aperto, quindi non ti so confermare se è così o meno. Anche perché wifi nessuno te lo può. Nessun sito te lo può dire. Poi magari uno speed test che fa delle cose strane, non lo so, questo non l'ho ancora aperto il sito. Sto già abbastanza allegro così, figurati. Oh, Dio santo. Concentrazione over 9000. Allora, container. Come sei già qui lui? C'hai trucchi, non è valido. Ma il diavolo. Lì sono passato per fortuna. Veramente per fortuna sono passato. Lì non sono passato. Ah, mi serve l'oro, mi serve l'oro, mi serve l'oro. Tutto te e la Madonna tutto tempo. No, dicevo semplicemente che quel sito non l'ho ancora aperto ancora adesso, e secondo me o è una speed test, quindi ti riesce a misurare il wifi e tutto, oppure secondo me guarda solo le linee che puoi comprare, che puoi farci i contratti, quindi che cazzo ne so, Telecom Italia, Via Rame, Eolo, che è abbastanza grosso, dovrebbe essere anche dalle tue parti, per il wifi, per dire, cioè robe così, secondo me. Poi ripeto, non l'ho ancora aperto, non te lo so dire, sto già bestemmiando su sta pista, figurati.
Dritto, 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 ok. Container. Ostacoli, devo stare largo. Ok. E lì non si passa più. Dio, se odio Valley. Però mi ricordo perché l'ambiente che ho giocato meno su Trackmania 2 me lo ricordo veramente. In qualche modo sono stato in pista. Allora, container. Devo stare largo e stringere dopo. È già qui! Non devo toccare, ho stretto troppo e voilà. In giro è andato puttana. Ok, largo così piglia bene, si gira già un po'. Tanto benvenuti a tutti. Ok, spero che vi divertiate a vedere un pirla che va a schiantarsi contro le minime cose. Aspetta, Diego. Un momento. Ora un giro. Tu davanti a loro. Oh, che palle. Che palle. Velocità di connessione fino a 20 mega, fino. Sono quei fino che ti inculano. A me, quando cercavo una connessione da sostituire alla mia prima connessione wireless, ho telefonato. Ah, ma le diamo 10 mega veri. Veri, cazzi e mazzi, ma che senso 10 mega veri? Ah no, che sono sempre praticamente sempre 10 mega, oh, cazzi e mazzi. Va bene, mi faccio dire i prezzi, caratteristiche varie. Banda minima garantita 64 kilobit. Praticamente avere un mondo in 56k di riserva, uguale. No, oh, 10 mega fissi sempre, cazzi e mazzi, non scendono mai. 64 kilobit garantiti, cioè
Ti succede mai? Il bello è che questo operatore qua lo abbiamo già per una sede dove lavoro, che non è ben fornita da Telecom, almeno non era, adesso lo è per fortuna, un po' meglio. Prima aveva quell'operatore wireless, si disconnetteva 3 volte su 2. Non 2 volte su 3, 3 volte su 2 proprio. C'era. Vabbè, mi ha rallentato, va bene. L'ho usato come freno quell'incidente. Ok, questo è il mio fantasma, va bene che sia lì. Non mi dà problemi. Tanto si schianta dopo male, quindi. Ok, mi ero schiantato qua. Concentrazione. Sudato freddo lì. Ho sbloccato nuovi oggetti nel garage. Addio, Valley. È per queste che mi servono poi tutte le medaglie oro. E secondo me, se sto già faticando qua, non oso immaginare qui e qui. Sai dov'era questa sede dove si disconnetteva 3 volte su 2? Torino. In una zona completamente industriale che dovrebbe essere abbastanza ben messa, no. Non lo era. Era. Adesso hanno migliorato un po'. Pensa se no. Sul parquet così no, lo odio, odio già sta pista. A prescindere. Dove devo andare? Dove devo andare qui? Non è proprio Torino Torino. Ecco l'inculata. Buonasera, Jinsu. Spero che sia una buona serata per te, almeno. Come va? Rivalta di Torino. È già. Dovrebbe essere una decina di chilometri. Credo, non lo so di preciso. Non ci sono mai andato fisicamente, quindi non. Per quello che ne so potrebbe essere anche in campagna. Per le frae. Dio santo. Piste che sono un po' così, diciamo. Le piste fantastiche. È un esame di cosa? Buono, fortuna a prescindere da qualsiasi esame sia. Buona fortuna. Guarda come gira, minchia!
Però non di merda. Rimbalziamo sull'acqua. Tipo i sassolini, non li ho... rimbalzano. No, 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 no. Ah, abbiamo un quasi laureando quindi di statistica. Ah, bella. Buona fortuna. Io statistica l'ho fatta alle superiori. Avevo un prof che ogni tanto faceva scassare, però era bravissimo. Se mi ricordo ancora qualcosa di statistica è tutto merito suo. Vabbè, quindi un quasi laureando. Bravo, bravo. Buona fortuna. Sì. Buona fortuna, sì. Non sei molto pronto? Allora... Eh sì, io vado a tagliare gli alberi così a prendermi la testata. Non ti so essere molto di aiuto purtroppo sulla statistica all'università. Oltre al fatto che anche se... Anche fosse quelle delle superiori, purtroppo sarebbe un po'... Sono un po' arrugginito anche su quello. Qualcuno si è schiantato! Anch'io probabilmente, più volte già... Vabbè, buona fortuna veramente. Vedi, Diego, pigli un po' di schianti anche tu almeno, li sto prendendo tutti io. Ma il comune è mezzo gaudio almeno. Voglio quella diavolo di medaglia d'oro. Aspetta, no, non aspetta, al diavolo. Perché allora, il Mubot, il giochino della roulette, quando ti schianti in questo caso, bello il tuo ultimo messaggio che non vedo nulla, complimenti comunque, lui ti manda in timeout per 10-15 secondi, non mi ricordo quant'era, ma quello. Ah, non mi ha ricaricato una emoticon. E quando uno viene mandato in timeout, vengono cancellati tutti i messaggi precedenti. Non lo decido io, è Twitch. Aspetta, eh. No, l'albero no! Madonna, peccato che ho sputtanato tutto. Che fa la fiammata di lato ma va più veloce in avanti? Perché ha la marmitta di lato. Direi che l'uscita della marmitta. Il tubo di scarico che. Sì, va a fa. Guarda.
Vedi? Aspetta che mi giro meglio. Sì, ma per favore, far così. E volevo... Vabbè, aspetta. Così dovrebbe vedersi meglio. Ma... Ecco, vedi? Questo è il tubo di scarico e punta in qua. Verso sinistra, per quello probabilmente che... Ho approfittato del giro del dove mi sono schiantato, quindi... Va bene così. Riproviamo, saremo più fortunati. Di solito dicono così. Lo vuole solo per i gratta e vinci. E questa è la prima. Fiammata tipo turbo spinta da un motore di un razzo spaziale. Sì. Sì. In verità dentro ci sono i criceti che girano così veloce che fanno la luce e quindi esce quella fiammata per quello. Tu pensi sia un turbo, invece solo ho dato da mangiare i criceti. Hai capito? Come ho fatto a non schiantarmi? Perché lo faccio dopo. Sto tosando tutto il prato qua, tutto. Perché dove passo non cresce più l'erba. Altro che Red Bull qua. Prendo anche loro! Oh. E anche primo in Italia. Non so perché, grazie divina, primo in Italia, ma... Ok. La confezione da 1,5 litro di Red Bull. Al caffè, giusto per... Perché la Red Bull da sola non basta. O come qualcuno dice su internet, fare il caffè con la Red Bull. Già a me non piace la Red Bull. E non posso bere il caffè per problemi di salute. Quello penso che mi uccida all'istante. Vero? Guarda come rimbalza in alto sta merda. Sono fatte di gomma ste macchine. Boink. Rimbalzo più in alto di quello che ero all'inizio, cioè... Basta un sassolino. Un ciottolo di ghiaia. Ok, no, no, lo so che non mi perdo niente. Ma infatti, bene o male, l'ho scoperto quasi subito quando l'ho iniziato a prendere. Che appena... Sai che soffro di emicranie? Lo dico direttamente così lo uso come scusa se ogni tanto mi sconnetto così all'improvviso. Incidenti di linea a parte. Soffro di emicranie e col di tipo con l'aura emicranica. Battute over 9000 incoming, un'aura potentissima.
E il caffè me lo fa venire immediatamente, quindi è per quello che non lo posso prendere. Ma che piste infami. Guarda come rimbalza sta macchina! Di che cazzo è fatta quell'acqua? C'era un gel di Portal 2 che faceva rimbalzare, però forse era quello arancio, vero? Ora che ci penso. Non quello blu. Perché c'era quello blu, bianco e arancio. Uno ti faceva mettere quello bianco e i portali ovunque. E o quello arancio o quello blu ti faceva sprintare e l'altro ti faceva rimbalzare. Non mi sfugge quale adesso. Dei due. Boing. No, New Ste merda, no! Ti prego, no! Forse un pochino. Forse hai esagerato un pochino, sì. Non è contagiosa, quindi. Anche perché sono, ho già paura di tutti i mal di testa che ho già passato in giro. Ti cazzi. Ci sarebbero già orde di persone che. E rinchiudimi nella zona nera di The Division. se no ci penso io a prendere a testate i pali al. Così. Faccio prima. Ti evito il lavoro. Boing. Nya. Nya. Sicuramente sei già stato contaminato. Devi guardarla con i guanti. E la mascherina. È come gli antivirus, no? Spero che ce n'hai uno buono, vero? Se no, sei fottuto. È tardi. Considerando che alla macchinetta dove lavoro non c'è niente di decente e il meno peggio è il tè al limone. Scusa, una bevanda al sapore di tè al limone. È il meno peggio. E ci tengo a sottolineare bevanda al gusto di tè al limone. Wow. No, infatti. fanculo. Nel mannequin, sì. Usa e getta nel lavandino perché è una merda colossale, ma almeno è un po' zuccherato, è un po'. È un po'. Siamo su così. Siamo sul fatto che è un po'. Vedevo quella palma in faccia di nuovo.
Buono, buono, buono. Sì, alleluia. Primo anche. Mi sa che qua non c'è il tuo cane perché avrà già bestemmiato tutti dalle piste di prima. Ora è quasi le 11. Avrà sparso la voce delle sue amicone. Ma va al diavolo, anche dai, ma non puoi mettermi la roba magnetica per farmi saltini così. Qua sicuramente chi ha progettato le piste, dico dalla blu in avanti, secondo me ha giocato Dark Souls prima di farle. Si è incazzato a bestia e ha riversato tutto l'odio nelle piste, secondo me. Secondo me ha fatto così. Ma il busto sottosopra, ma siete fuori! Questi sono scemi. Vabbè, loro si è schiantato. Ed è quello che mi conta al momento. Sì, ma carattere 1 e tutto il resto è carattere 20, tipo. Il carattere 1, altro che lente, devi ingrandire la lente ancora. Santo, è preservo la natura. Pure il diavolo di palme che mi pigliano in pieno. Questo probabilmente si sono fatti di qualche droga pesante. Ma che cazzo? Ma non si capisce più un tubo! Aiuto! Oddio. Wow! Questi erano veramente sotto effetto di roba spessa. E adesso qua la multilap che ci sarà da piangere. Adesso leggo e finisco. Provo a finire. Caratteri di iscritti all'eroe piccolo, caratteri 05 sopra quest'umile con caratteri 005. Sì. Chissà quanta roba ho firmato che non so, non ho la minima idea. Se effettivamente fanno tanti così. Non lo voglio sapere. Mi sento tanto una monorotaia però su queste cose magnetiche.
Wow. Easy on the paintwork, al diavolo, va. Dammi una macchina che è in grado di girare decentemente, piuttosto di rompere le balle per il paintwork. Ho abbracciato troppo il muro. La metropolitana, spero solo che le metropolitane guidino meglio rispetto a me, come sto facendo adesso. L'ho presa una volta la metropolitana quando ero allo SMAU a Milano del 2000 tipo, quindi avevo proprio 8 anni, 10 al massimo, non mi ricordo se era 2000 o qualcosa. L'ho presa lì e basta. Niente. Sono ancora davanti a loro, dai! Per un secondo ero a mezzerotti. Tanto benvenuti tutti di nuovo. Sai mai, poi nell'acqua marina così si corrode subito. È per quello. Meglio essere a posto, sicuri. La sicurezza prima di tutto. Anche quel container, vedi, la porta non si apre neanche a pagarla. E io che cazzo ci arrivo fino là? Fino a quando questa parte qua non è difficile, la parte sulla sabbia che è un po' più simpaticosa. Fidarsi è bene, non fidarvi è peggio. Non me lo ricordavo così, sinceramente. L'hanno cambiato nel frattempo, devo aggiornarmi. Sono ancora davanti a loro, vediamo quanto dura. Non fidarsi è un'inculata! Non mi ricordavo, non fidarsi è meglio. Dalle mie parti si dice così. Oh mio Dio! Non fidarti di ste cose magnetiche, poi ti sganci, finisci in mare o nel cielo, non capisco più dove sopra o dove sotto. Perso la cognizione, ok. Non ho fatto il bagnetto. Ho lavato la macchina. Totalmente voluto. Vai tranquillo, per tante cose il peggio va bene, forse va meglio. Si dice di più. Non
Andiamo via. Ho comunque 7 secondi. Voglio... Che posizione? Da migliorare sicuramente. Ma tipo un'altra volta. Stai pensando alla possibilità di essere interrogato domani. Secondo le basi della statistica che ho, mediamente il 25% di possibilità di essere interrogato domani. Spero di non essersi. Prova a tirare 4 volte la roulette, vediamo subito se. Una volta ti sei schiantato, adesso lo hai evitato. Prova a tirarlo ancora 2 volte, vedi subito se. Fa male agli occhi girare così. Sui container! Contro il palo! Cazzo! Sempre meno gente che è arrivata a fare ste piste. Sempre meno. Se il 25% di possibilità di essere interrogato, vorrei presumo che siete in 4 da interrogare. Presumo male. All'ultimo pezzo proprio. Dai, 2 su 3. 2 su 3, oddio. Due contro uno. Come l'opposto? O sono io già l'ora tarda che. No, non è così tardi. O mi sto rincoglionendo veramente io. La cosa può essere probabile abbastanza. Adesso aspetta, voglio vedere cosa mi dice a me. Se mi schianto o meno. Dai, accelera per favore. Voglio l'oro. Interrogherebbe tutta la classe, siamo sui 24. Abbiamo 2 ore, interroga 3 persone ad ora, quindi 6 interrogati. Ah, ok. Ore, interroga 3 persone. Pilota dell'elicottero, ti ucciderò nel sonno. Oh, va al diavolo, va anche. Doppia ciambella e grinda bestia contro un palo.
Impressive! Oddio, oddio, oh no, 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 no! Non so come l'ho tenuto! Okay. Non adesso. Sono in momento uber panico. Sono in momento uber panico. Vai. Certo che senza rifare le stesse piste più volte le si fa veloce. Però almeno, almeno loro. Oh, eh sì, vabbè, schierato malissimo, però ho toccato. Sì. Disse una volta un vecchio saggio. Meglio. Peccato che risulta che sto vecchio saggio era anche un po' stronzo. Così. Maledetto vecchio saggio. I trick sono belli, ma se evitassi di farli... Ma cosa hai riferito, WTF? Aspetta. Presumo questo. Non quello. Ma dai! Ah, adesso ho già deciso. Sì! Digli sì! Dite tutti sì! Perché prima sono andato all'indietro, adesso lì sono andato in avanti? Solo gli sviluppatori lo sapranno mai. E Diego. Ma Diego non ha capito. Guarda come rimbalza, fa anche l'effetto poing. Qui no, per fondo.
Devo insegnarglielo, adesso sa poche parole. No, stavo facendo retromarcia. Stavo continuando a premere il grilletto sinistro, destro, scusa, che equivale all'acceleratore. Che è quello che sto tenendo premuto dall'inizio della live praticamente. Go go go, lo dirà qualcun altro, eh? Secondo me uno abbastanza sveglio impara tutto veloce. Poi per impararle veloce basta che guardasse una live così tipo e vedo che secondo me ne imparerebbe a bizzeffe. Fin troppe. Non ho la minima idea di come sono passato per il. Sì, va bene. Ah, sicuramente era norma, non si è spostato di un centimetro. La ciambella non ho provato perché. Oh, ma. La ciambella mi dicono che è a posto. Ma proviamo nel dubbio, si sa mai. Credevo di colpirla. Accidenti se credevo di colpirla. Ho perso l'alettone. Anche il cofano. No, vai, 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 vai. No! Ma non è possibile, dai! Ma mi sta prendendo per il culo così, dai! Non so se ridere o piangere. Che palle, l'avevo praticamente fatta! No, e invece no, la macchina ha deciso no, faccio il cazzo che voglio. Non volete incazzarvi? Non giocate a Trackmania! Se giocate a Trackmania avete un biglietto assicurato per. Dei coglioni che girano alla velocità della luce. Ve lo posso assicurare. Dark Soul fa anche la sua parte, sì. Però
Ma secondo me già solo quella fine di quel del giro di prima lì era da suicidio. Mi sono anche spettinato tutto. Che cazzo? E va il diavolo anche tu. Non serve neanche più commentare, vero? Ho i capelli lunghi, sì. Non corti, no. No, non ce li ho corti. Sai com'è? Facevo ogni 10 bei pensieri, li lasciavo crescere di un millimetro in più. E ho già toccato a Trackmania. Quindi. Sai com'è? Shit happen. Si dice così, no? Non troppo su, non troppo giù. No, vabbè, non così tanto. No, non così tanto. C'ho pista odiosa, non ti voglio più vedere. No, no, non mi scambiano. Probabilmente essere l'alto 2 metri, quello aiuta. Non sono mai stato scambiato per una ragazza, mettila così allora. La macchina allo scoglio. Sì, mi uccido da solo, fatto. Guarda che ci riprova, eh. Aspetta un attimo, eh. Niente, la macchina a quanto pare le piace. Cioè, a parte il fatto che la sabbia mi bruciava gli occhi, ma. Vabbè. Ma basta! Che palle! Siamo sui container. Ok. No! Più che altro gli elicotteri così. Sti gattini. Vabbè,
Vabbè che dove ci sono i gattini è tutto più bello, no? Fatti una sciacquata, va. Rinfrescati le idee, pilota. Le gru sulla spiaggia. Hanno chiamato le ruspe per i cosi abusivi, è per quello. Il riferimento è puramente verde. È casuale, soprattutto casuale. Dai, ce la si può fa'. Posso dire che dopo un paio di volte, più che accarezzarli, li prenderesti ammazzate, ma sì. Però ci rimettono loro. O la macchina. Molto più spesso la macchina. Non mi sono salvato per niente. Però ha frenato troppo. È colpa dei gattini, maledetti gattini. Andiamo alla fine. Palma, forbice, sasso. Sì, vado ad affogarmi da solo, non ti preoccupare. Adesso recupero. Sono in vena di battutone stasera. Ah, sono Nio, sì. Almeno. Posso fare le schivate che da seduto non vengono granché bene, lo ammetto, ma. Rinfrescato alle idee del pilota per capire se fa il cazzone o meno. Non fare il cazzone. Guarda che stava per fare il cazzone. Ah, ho visto una zanzara. Ecco perché mi pruda adesso la mano. Bastardissima. Dopo farai una bruttissima fine, anche perché mi ti ho perso. Buonanotte. Come è andata al lavoro? Sono già gente andare a rompere i coglioni. Cristo santo. Diciamo che è andata al lavoro. È andata. Questa è l'ultima pista che faccio, cerco di prendere l'oro. Poi mi tocca una caccia alla zanzara che ho paura sarà dura. Vomitato un attimo. Sì, domanda di riserva, per favore. Caccia la zanzara in live. Faccio fatica a vedere la zanzara io, figurati in live a bitrate ridotto. Bene,
Devo mettere sotto creative, secondo te? O c'è proprio il gioco cattivo? O c'è proprio il gioco caccia alla zanzara? Otario, vocina delle balle, ricordami di disattivarti perché stai rompendo le balle. Sotto creative. Sotto creative bisognerebbe fare la dila. Non riesco neanche più a parlare. Aspetta. Che qua se mi. No, anche se faccio attenzione a quanto pare fa una brutta fine. Dubito che sia andata fino in cucina perché c'ho la porta chiusa, quindi rimane in camera mia. Quindi se non la trovo sono cazzi. Mi ha già punto una volta su una nocca della mano destra. Del dito medio proprio, giusto per dirti fuck you. Sono una zanzara. Una delle prime. Zanzara di merda. Mi è svolazzata davanti. Bastarda, adesso. Ma fa. Passa attraverso la serratura. Che vada. Io poi la scoccio la serratura, non passerà mai più. E il bello sai cos'è? Che l'anno scorso, la scorsa estate, non sono stato toccato da una zanzara tutto l'anno. E devono già cominciare adesso a rompermi le balle per recuperare? Cos'è sta storia? Se devi guardare i muri io. E armati di straccio. E vedo cosa riesco a trovare adesso. Se no ho il mio fido schiacciamosche. In piemontese si chiama ciapamusche. Dai, che sta andando bene. Ma neanche una beccata in cosa? Sono un po' concentrato, sono mezzo morto di sonno. Aia. Un agile zanzara. Ma aspetto che si fermino. Se no buonanotte. Aspetta, ne? Aspetta lì. Dai, che ci sta loro, dai, che ci sta loro. 18 secondi di vantaggio, sarà ancora il colmo se mi raggiunge. 8 secondi e mezzo. Lagoon blu completata. Di nuovi tracciati. Torno alla selezione del tracciato, non vedere mai più questa. Andiamo a vedere Garage Mix, amici del garage. Adesso vedo cosa riesco a romani a attendere. Okay. Vabbè, le bandiere ci sono tutte per forza.
Tarda di una zanzara, se ti becco ti pungo io. C'è nessun colore che mi ispira. Questo mi piace. Sugli altri come ci sta? Questo è più blu che... vabbè. Ah, ci sta bene questo. Ci sta, aggiudicato. Tryhard, subito. 92 mi va bene. Materiali non ho ancora capito cosa diavolo servono. Oh, che faticaccia, che faticaccia. Mondo 209esimo, primo in Italia su 519, primo in Piemonte su 52. E domani ci tocca. Domani o la prossima volta le Stadium, che bene o male queste vanno, perché sono un po' più pratico su sta qua. Però come queste qua non ho neanche più preso una merda di Trackmaster. Cede. Boh, io quindi. Ah, giusto per dire per Diego. Ciocca che appena da così. Vabbè, direi con questa puttanata si può concludere. Abbiamo ancora un sorso d'acqua alla salute. E alla prossima, tipo. Adesso mi tocca una sanguinosa caccia alla zanzara. E buonanotte a tutti. Ciao.